Buonasera, buonasera a tutti e bentornati su Radio Sena TV e ovviamente a Lunedì del Vole, il nostro lunedì targato totalmente a Mavillas insieme a Lorenzo Agnelli e ovviamente a Simona Sassetti. Eccoci qua, ricordiamolo, siamo in diretta sia per voi che ci guardate dalla televisione che per tutti coloro che ci stanno ascoltando dalla radio. Ecco perché le nostre cuffie, lo dico sempre, siamo nella nostra postazione radio, quindi potete collegarvi con noi anche attraverso dei messaggi che ci potete inviare nel nostro telefono. Eccolo qua, il numero WhatsApp 339 15 20 060. Quindi potete dire la vostra, potete anche preparare delle domande che poi faremo al direttore sportivo Fabio Mechini, che anche questa sera sarà ai nostri microfoni in collegamento telefonico. Poi ovviamente oltre al direttore sportivo dell'Emma Villas avremo anche in collegamento telefonico un altro giornalista, il giornalista sportivo della Nazione, Stefano Salvadori. Quindi qualsiasi domanda vorrete insomma porre a noi o a Stefano Salvadori o a Fabio Mechini, ecco, no, noi siamo qui pronti per cercare di dare risposta a ogni vostra Richiesta richiesta. chiaramente attinente alla pallavolo, ci mancherebbe Chiaramente, altro, attinenti a quelle che sono certamente. le imprese dell'Emma Villas Siena. Ecco, impresa dell'Emma Villas Siena che c'è stata, perché ieri si è visto in campo veramente una formazione compatta, e lo sentiremo anche dalle parole poi dei protagonisti che abbiamo intervistato ieri. Insomma, una prestazione buona, perché comunque dopo due set, diciamo, giocati dominando, poi c'è stato un attimo di possiamo dire di basso da parte, un alto e basso da Sì, parte beh, un del giocatore, e un rientro rientro diciamo in di Santa partita di Santa Croce, diamo Croce, meriti però una ovviamente. reazione istantanea da parte dell'Emma Villas Sì, nell'ultimo set. Quello dico altro, che so come al solito assolutamente spoilero giusto, e no? rubo il mestiere Anche al perché nostro Lorenzo magari Agnelli. diamo spazio anche alle nostre grafiche per fare un po' il punto di quello che veramente è successo non solo all'Emma Villas, che quindi un po' come già anticipato e come avrete visto chiaramente l'Emma Villas ieri è riuscita a vincere per 3-1 contro Santa Croce. Ricordiamo Santa Croce che fino appunto a ieri era in testa alla classifica a 6 punti perché aveva vinto sia la prima che la seconda giornata per 3-0, quindi era veramente la testa di serie. Ma guardiamo anche gli altri risultati, un risultato abbastanza sorpresa, e cioè la BCC Castellana Grotte che perde in casa per ben 3-0 contro Reggio Emilia. Bergamo, futura avversaria a Emma Villas, ma ne parleremo soprattutto nella seconda parte del nostro Lunedì del Volley, che vince in casa 3-2 contro l'altra Castellana Grotte, la Mater Domini Castellana Grotte. Brescia che vince 3-1 in casa contro Mondovì. Calci che riesce a spuntarla al tiebreak 3-2 contro Lago Negro, e Ortona che rimane saldamente poi in classifica perché vince ancora 3-1 contro Cantù. Classifica, quindi vediamo anche la grafica della classifica con Ortona, come detto, che resta in testa alla classifica a 9 punti con 3 vittorie per 3-1. Seconda in classifica Brescia, quella veramente complicata Brescia con cui l'Emma Villas settimana scorsa ha perso purtroppo per 3-1, quindi a 7 punti. Poi tre squadre in terza posizione: Santa Croce, Reggio Emilia e Calci a 6 punti. Emma Villas Siena al centro della classifica, ma veramente a un passo dalle altre, e cioè insieme all'Olimpia Bergamo a 5 punti, a 3 punti Lago Negro, la BCC Castellana Grotte e l'altra Castellana Grotte, la Mater Domini Castellana Grotte, a 1 punto Cantù, e chiude la classifica ancora a secco Mondovì. Ecco qua, questa è la classifica. Sono 3 giornate, però già si inizia a vedere un po' di distacco, un po' di differenza. L'abbiamo ripetuto tante volte in queste puntate di Lunedì del Volley anche a Sottorete. Questa è chiaramente una classifica parziale perché tutte le squadre quest'anno sono ben attrezzate per puntare in alto. Assolutamente sì, e lo chiederemo adesso anche al direttore sportivo che abbiamo in collegamento telefonico, Fabio Mechini. Grazie ancora una volta per essere scusate qua con noi. Ciao, Buonasera. buonasera a tutti, buonasera a Lorenzo e a Simona. Buonasera. Emma Villas che Lorenzo, non mostra aver i muscoli. fretta di dire che si vede delineato. Siamo veramente la terza su 22 e quest'anno, come non mai, ci si prospetta un campionato Tosto. da tripla ogni domenica. Eh sì, assolutamente. Infatti stavamo dicendo, Emma Villas che mostra i muscoli in una prova sicuramente anche importante a livello caratteriale. Ora chiedo anche a lei, direttore sportivo. E noi ci aspettavamo un Santa Croce che venisse, non dico a provare a giocare in casa, perché sapevamo che il pubblico, venivano loro agguerriti,
la conoscevamo molto bene da amichevole, sappiamo che caratteristiche ha quella squadra e quella società. Invece forse siamo stati bravi, molto bravi noi, a tenerli assolutamente sotto i più 2-7, esprimendo un gioco superiore alla media, e abbiamo fatto veramente noi la partita in tutti i fondamentali, battuta, muro, difesa, attacco, ricezione, veramente in tutti i fondamentali non gli abbiamo dato minima possibilità di venirne fuori. Chiaramente dopo sono cresciuti, noi siamo calati un po' nella nostra battuta, è venuta una partita alla pari e siamo stati molto bravi alla fine, punto a punto, dal 22 punti di 22 pari in poi, a poter sfruttare un errore, una palla importante e metterla giù e fare i tre punti importanti per la classifica. Ecco, una domanda che voglio porre al DS Fabio Mechini. Santa Croce arrivava, l'abbiamo detto, no? Come capolista, comunque è vero, l'abbiamo detto, è parziale questa classifica, figuriamoci quella della settimana scorsa, però comunque arrivava con un buono spirito, insomma, perché 2 vittorie, 3-0, però in questi primi 2 set c'è stata una differenza, a mio avviso, sì, tecnica e anche atletica notevole, cioè diciamo oggettiva, ecco. È oggettiva questa cosa, assolutamente sì. No, siamo rimasti positivamente meravigliati. Non tanto dalla nostra prestazione, perché in settimana per normale l'allenatore e io vediamo i ragazzi come si allenano, per cui ci aspettavamo una buona prestazione, e siamo rimasti dal loro approccio sicuramente un pochino al di sotto delle aspettative, ma questo ci può stare. In trasferta abbiamo visto noi a Brescia come abbiamo approcciato e ci può stare, insomma, ecco, perché purtroppo le prime parti di campionato, con gli assetti, quasi tutte queste squadre sono abbastanza nuove e devono trovare i loro equilibri tecnici, psicologici, per cui insomma non è così scontato, e basta vedere la classifica che le accreditate a far bene Calci, Bergamo, noi, Santa Croce e Castellana siamo dal quarto posto in giù, per cui insomma di scontato non c'è niente, e per cui ecco, bravi noi a rientrare dopo un terzo set perso e a finire in modo greggio, un crescendo da parte dei giovani di Milan, di Romano. Romano ha fatto la buonissima partita dopo le prime due, che magari ha fatto un po' ingolfato, bene gli anziani, gli esperti, bene le panchine, veramente bene, perché 3 punti in questo campionato non sono scontati, e portare a casa 3 punti contro Santa Croce non è assolutamente scontata. Ecco, un'ultima domanda che in realtà è quella che ci fa il pubblico, diciamo che secondo me si è collegato quando Mechini ha detto troppi errori in battuta pochi esatto. secondi fa, infatti chiede Flavia, si firma così, non vi pare che ci siano troppi errori Gianflotto, cosa possiamo fare al riguardo? Ecco, questa è la domanda di Flavia. Si possono sicuramente allenare e cercare di non farli, ha ragione la nostra sposatrice, perché noi come tutte le squadre degli equilibri sugli errori, gli equilibri sulle battute, chiaramente l'allenatore da carta bianca a chi può fare degli errori, certo. Tipo Milan, tipo certo, Romano, esatto. Tipo quando magari in alcune frangenti ci sono altri battitori che entrano appunto a battere, e ci sono dei battitori che assolutamente non si possono permettere di sbagliare, o perlomeno ridurre al minimo l'errore, soprattutto in alcune frangenti, che poi è vero che la battuta è come dicevo anche la settimana scorsa, è un fondamentale personale, ma è anche vero che tante volte la battuta fa parte di un progetto di studio dell'avversario, e chiaramente in alcuni giri, alcuni fondamentali, in alcune situazioni è più importante metterla in campo e far giocare l'avversario piuttosto che... Cioè noi abbiamo vinto le ultime 2 partite con 2 errori in battuta flottanti, ieri del palleggiatore di loro e la volta scorsa del palleggiatore subentrato Ciulli. A noi ci hanno regalato la vittoria con 2 errori in battuta. Chissà se avessimo ricevuto cosa sarebbe successo, per cui le battute salto flotte assolutamente, e do ragione a Flavia, non andrebbero sbagliate. Sì, assolutamente siamo d'accordo anche noi. Abbiamo altre domande, Lorenzo, e altre curiosità. Vabbè, sì, io avevo una curiosità. Vediamoci anche al futuro, esatto. Giustamente. Bergamo, un po' come l'Emma Villa, l'avevamo messa un po' tra quelle 5-6 squadre, anche se abbiamo detto tutte le squadre quest'anno sono veramente ben formate. Però l'avevamo messa insieme a Brescia, la BCC Castellana Grotte, Santa Croce Calci, come una top squadra. Viene fuori comunque sia da un risultato positivo anche in questa giornata, però è lì insieme all'Emma Villa, sta 5 punti a metà classifica. Ecco, cosa c'è da aspettarsi? Bergamo
a parziale scusante c'ha due giocatori infortunati che dovrebbero rientrare domenica contro di noi. E sono Cargioli, che è un centrale, e Piozzo, che è il terzo schiacciatore, perché poi sta giocando molto bene della lunga, e Preti, per cui sono due giocatori, forse il centrale potrebbe già giocare domenica, non lo so. Per cui a parte scusante d'ora è questa qui, ma ripeto, hanno giocato con squadre, Lagonegro stesso, l'ultimo anche non scontate, che sia un caso, che sia una trasferta, per cui loro hanno un po' la pressione del dover fare risultato per forza, giocare in casa, hanno aspettative molto più alte. E la cosa, ecco, che mi dispiace, noi abbiamo un ex, la volta scorsa c'era Milan a Brescia, adesso abbiamo Juri. Giusto, Juri, no? Noi abbiamo fatto questo investimento, questo stadio, che riteniamo sia un giocatore interessantissimo in ottica futura, e viene da un periodo, un'estate importante con la nazionale, per cui gli diamo tutto il tempo che c'è bisogno per affiatarsi con questa nuova squadra. So che il suo a Bergamo non avrà un'accoglienza positivissima, però questo sarà un problema più loro che il nostro. Certo, poi insomma sono anche ragazzi molto giovani, quindi insomma bisognerà anche capirli se a livello morale poi non riusciranno a sostenere, non questo per creare un alibi al giocatore, ma insomma sono ragazzi molto giovani. Assolutamente, però ecco, noi ci teniamo stretti i nostri giocatori, siamo convinti che faranno sicuramente un'ottima prestazione domenica e tutta la stagione. Bene. Grazie al direttore sportivo Fabio Mechini ancora una volta per essere stato qua con noi, grazie mille. Grazie a voi, buona serata. E adesso direi che a questo punto, dopo l'analisi anche tecnica del direttore sportivo, Lorenzo, se vogliamo aggiungere qualcosa, io direi, infatti aggiungiamo qualcosa che è ovviamente relativa sempre alla partita di ieri, perché ricordiamo che comunque questa Santa Croce, con Santa Croce è sempre stato un derby, ovviamente un derby non solo geografico, ma come è da sottovalutare. Non, assolutamente, e tra l'altro, come ha ricordato anche il direttore sportivo, è arrivata a Siena tanta gente, una grandissima tifoseria, veramente una curva ben fornita di tifo biancorosso, e si è sentito, tra l'altro, ex della partita, in realtà gli ex erano due, Bargi e Padura Diaz, ma ha giocato, Bargi non ha giocato, ma Padura Diaz è stato, tra l'altro, veramente, come al solito, è un po' il suo carattere che lo contraddistingue, un po' il mattatore, è stato un po' il mattatore, è stato anche il miglior realizzatore, tra l'altro, della partita, perché ha segnato 22 punti, uno in meno l'ha segnato Romanò, che è stato definito come MVP. E comunque ovviamente Padura Diaz è croce e delizia, noi l'abbiamo conosciuto bene, perché insomma da ex l'abbiamo vissuto bene all'Ema Villas, alternato momenti di incredibile entusiasmo e grandissimi attacchi, grandissimi solito Padura Diaz, possiamo dirlo, con momenti un po' di stop, però lui sicuramente è uno che poi cerca sempre molto il pubblico, ha cercato molto il tifo, e quindi è stato insomma determinante in quella fase in cui Santa Croce è uscita. Quindi non era una partita semplice, no, tutt'altro, al di là del 25-15 dei primi due set. Ecco. No, una partita sicuramente contro un avversario di livello, un Padura Diaz che aveva avuto anche i suoi motivi per dimostrare, certo, insomma, un carattere e forza tecnica di una partita contro una squadra, e soprattutto contro una società in cui ha giocato negli anni passati. Prima di dare un piccolo break pubblicitario, e per chi ci sta ascoltando in radio, quindi dare spazio alla musica, ascoltiamoci le parole del capitano Maruotti, poi un piccolo break e poi torniamo. Stati bravi a reagire nel momento in cui li stavamo mettendo sotto, e noi abbiamo fatto altrettanto, quindi ha doppio valore questa partita. Una partenza molto migliore rispetto alle ultime che abbiamo fatto, e un'altra reazione che sta un po' diventando nel nostro DNA. Dobbiamo lavorare per far sì che non ce ne sia bisogno, nel senso dobbiamo tenere alto il livello, però bellissima partita, siamo molto contenti. Quando i primi due set finiscono con così tanto vantaggio, poi c'è il rischio di rilassarsi. Forse è successo un po' così, però come hai detto te, anche sotto di 5 punti abbiamo continuato a lottare. E quindi questo è un fattore positivo, insomma, fa parte di noi, e quindi bene. C'è energia in campo, è molto positivo, sono contento che si veda da fuori che c'è energia. Dobbiamo lavorare per costruirci le nostre certezze, che forse in questo inizio di campionato sono state un po', è stato un po' il fattore che ci ha fatto faticare un po' di più, però ecco, con le prime belle partite, le prime vittorie, acquisisci fiducia, e sono convinto che possiamo migliorare ancora, e ci sia tanto da lavorare, ma che possiamo fare molto bene.
credo siamo stati bravi anche in battuta, che non è di solito il fondamentale in cui brilliamo, e invece stasera ci ha dato una grossa mano, come hai detto te. Poi sono venute dietro un po' di cose, quindi è stata una prestazione solida e un buon punto di partenza in un campionato complicato. Ora c'è Bergamo, cosa servirà a fare? Ma che ne so, ne riparliamo martedì, intanto ci godiamo sta vittoria e poi avremo modo di riparlarne. Eccoci qua, ben ritrovati ancora con il vostro lunedì del volley, il nostro lunedì del volley targato Emma Villas, per parlare del post gara. E rispetto a ieri, ricordiamo Emma Villas che ha vinto per 3-1 contro la Chema Slamipel di Santa Croce, e poi ovviamente in vista del prossimo match che sarà ovviamente domenica, questo weekend, contro Bergamo. Eccoci qua, Simo. Allora, cosa c'è da dire? Chiudendo un po' anche il discorso di questa partita, che veramente è stata una partita molto importante, perché ha rotto, diciamo, un po' rispetto alla settimana scorsa gli schemi anche della classifica, visto sì. Che Santa Croce insomma era capolista e ha fatto diventare Ortona capolista, ecco. Magari in solitaria magari una domanda che potevamo fare, anche se ancora la classifica ha poca considerazione, insomma, visto che sono veramente poche le giornate che hanno affrontato le varie squadre, però diciamo forse un po' anche inaspettato. Sì, è un po' una sorpresa. Diciamo, Ortona senza... può essere una sorpresa. Sì, sì, senza mezzi termini lo possiamo dire. Ortona non era tra quelle squadre di cui avevamo parlato. Abbiamo fatto anche un bel gruppo di squadre, insomma, che veramente potessero essere delle avversarie nobili, insomma, dell'Emma Villas o Bessiena. Ortona era, cioè, noi l'avevamo messa un po' come una squadra ovviamente di tutto rispetto, però una squadra di media classifica, e invece ci ha sorpreso, quindi niente, ma di questo potremo parlarne con Con il nostro ospite. È in collegamento telefonico con noi Stefano Salvadori, giornalista della Nazione. Buonasera. Buonasera Simona, buonasera Lorenzo, buonasera a tutti. Ecco, buonasera, domanda buonasera. D'obbligo, visto che stavamo parlando proprio di questo, se si guarda la classifica, in aiuto anche dalla regia che ci riposiziona quella che è la grafica, eccola, Ortona prima in classifica, un po' inaspettata, possiamo dirlo? Sì, direi di sì, probabilmente anche per effetto di un calendario abbastanza favorevole nelle prime tre giornate, che ha affrontato Mondovì, Reggio Emilia e Cantù. Mondovì e Cantù le troviamo in fondo alla classifica, certo, quindi certo. Può darsi anche sia l'effetto di questo calendario che per il momento ha impedito a Tortona di giocare contro squadre di rango di livello un po' più superiore, insomma. Sì, anche perché giustamente, come abbiamo detto, no? Ogni partita ha un po', è proprio una cosa a sé rispetto a tutte le altre. Però sicuramente Cantù e Mondovì sono al momento, però dobbiamo sempre parlare forse con il condizionale, però al momento sono le squadre, insomma, Mondovì a 0, Cantù a un punto, probabilmente saranno da considerare un po' le squadre materasso. Comunque, tornando Stefano, tornando un po' alla gara di ieri, hai titolato oggi, sei uscito sulla Nazione titolando prova superlativa. Effettivamente è stata una prova superlativa, comunque un 3-1, tre punti conquistati veramente con merito. Sì, direi indubbiamente sì, perché per due set non c'è stata partita, entrambi i primi due set vinti a 15 contro una squadra che si presentava al Palestra avendo vinto tutti e sei i set precedenti, aveva vinto per 3-0 entrambe le partite, e per due set Emma Villas è stata superiore su tutti i fondamentali. Nel terzo Santa Croce ha reagito alla grande, ha fatto vedere anche dei buoni colpi, e lì è stata ottima la reazione di Emma Villas, che in un quarto set molto combattuto è riuscita a portare a casa la vittoria. È veramente una prova autorevole da parte di Maruotti e compagni. Ecco, per cercare di anticipare quella che in realtà sarà la domanda successiva che farò a Lorenzo Agnelli appena chiudo il collegamento, non so se scegliere di far fare i promossi a Lorenzo e i bocciati al nostro Stefano, o al contrario. A lei so. Piace sempre far passare gli altri come cattivi, o a me o a Stefano. Vabbè, facciamo che faccio scegliere al nostro ospite telefonico i promossi, va bene Lorenzo? Vabbè. Ok, quindi chi promuovi? Vabbè, direi promuoviamo sicuramente Romanò, che era reduce da due partite non eccezionali, invece ieri mi è sembrato molto più costante, più preciso, più continuo,
più sicuro e più efficace. E direi anche gli schiacciatori Milan, soprattutto nei primi due set, e Maruotti abbastanza bene, ma anche i centrali secondo me non hanno sfigurato, però i bocciati li lascio a Lorenzo. Ecco, perfetto, grazie. Lavoro quello sporco, lasciamo. Sì, io volevo fare un'altra domanda, Stefano, cioè ovviamente collegato sempre su questo discorso promossi bocciati. È stato decretato MVP Romano, ecco, sei d'accordo oppure avresti dato il premio a qualcun altro? No, secondo me ci sta, cioè, mi sembra è anche un incoraggiamento, vogliamo, perché esatto, la prima partita, certo, la prima partita era stata difficile, diciamolo pure, insufficiente, quindi insomma, ieri è cresciuto molto e ci sta, secondo me il premio di MVP per lui mi sembra plausibile. Poi ovvio sono valutazioni, cioè ognuno magari vede la partita a suo modo e quindi può anche non condividere, ma secondo me invece ci sta come scelta. Anche perché, l'abbiamo detto anche con Mechini, quella di ieri è stata una prova veramente oggettiva, possiamo dirlo, sì, soprattutto sì, no, i primi due set, insomma, si è vista comunque una squadra fare bene, quindi quando ci sono queste vittorie comunque è difficile anche dare giudizi diversi fra l'uno e l'altro, infatti lascerò i bocciati proprio al nostro, cioè, Lorenzo. La nostra Simona dà per scontato che ci siano bocciati, però esatto, io non ho assolutamente intenzione di dire, cioè di dare delle bocciature, perché secondo me sono meritati tutti la promozione. Quindi è andata bene sia Stefano che al nostro Lorenzo. Bene, grazie per essere stato in collegamento telefonico con noi. Grazie, grazie mille. Grazie a voi, buonasera a tutti. Quindi sei sicuro che non vuoi bocciare proprio nessuno? No, sono sicuro. Anche e... perché è una prova. No, è stata una prestazione ottima. Secondo me, veramente sono stati tutti molto bravi. Però voglio ovviamente dare un po' di pepe a questo discorso, dicendo che forse non avrei dato l'MVP a Romano. Piuttosto io l'avrei dato, sono abbastanza indeciso tuttora, però l'avrei dato probabilmente a Falaschi, ecco, o a Falaschi o a Marra, cosa, cioè i primi due set diciamo che Santa Croce ha subito tantissimo, zero muri, nel senso significa che veramente il palleggiatore bianco-blu è stato veramente incredibile, cioè non era leggibile, non avevano assolutamente capito niente del gioco di Falaschi, una velocità di palla incredibile, veramente da Superlega, mi permetto di dire, quindi secondo me Falaschi si sarebbe meritato l'MVP. Io sono d'accordissimo però con il discorso di Stefano, perché Yuri Romano è un ragazzo giovanissimo, è sicuramente un talento, va stimolato e quindi sicuramente è un premio che gli servirà molto di incoraggiamento, perché ha fatto un'ottima partita, non è facile tornare a giocare dopo due gare in cui comunque non si è andato al top. E poi un'altra parentesi, e secondo me tanto merito anche al libero Marra, perché è veramente un ministro della difesa, perché ha veramente difeso tutto, era su tutti i palloni, ha fatto dei salvataggi incredibili e quindi anche lui si merita un pezzetto di MVP secondo me. Assolutamente, sono veramente d'accordo, però l'abbiamo nominato più volte, ossia colui che poi ha anche ricevuto l'MVP, colui che poi giocherà contro la sua ex squadra e colui che soprattutto è arrivato da una prestazione, soprattutto la scorsa, diciamo non possiamo dire negativa, però neanche positivissima. Quindi andiamoci a sentire Yuri Romano e poi torniamo. Una grande vittoria, era importante per noi vincere, farlo da tre punti è ancora più bello. E penso siamo stati molto bravi dopo il terzo set, perché i primi due ci hanno permesso quasi di passeggiare e quindi poi quando è diventata punto a punto la partita è stata più dura, siamo stati bravi a rispondere nel quarto e portarci a casa i tre punti. Sì, soprattutto è importante aver cominciato bene rispetto alle scorse partite, e che avevamo pagato alla fine quello, e siamo riusciti a fare da subito le cose che sappiamo fare bene e dopo che abbiamo iniziato bene siamo andati ancora meglio. Ovviamente il precampionato conta molto poco, quasi zero, e quindi sapevamo che questa sarebbe stata una partita diversa, molto più agguerrita, infatti è stata una battaglia, però siamo stati bravi a stare sempre sul pezzo, a portarla a casa. Sono soddisfatto anche perché personalmente, discorso personale, non mi ero piaciuto nelle ultime due partite e tornare qua con una bella prestazione mi riempie di gioia.
Poi oggi è stata una grande prestazione anche fuori dal campo, perché c'è stato tifo sia da parte di Santa Croce che anche dai cuori bianco-blu. L'hai sentito? Sì, sì, già in campo si sentono. E sinceramente a me quando è così piace, mi stimola e mi carica ancora di più, quindi benvenga. Tifo che ha sentito anche Yuri Romanò, che sicuramente ha aiutato i ragazzi bianco-blu, 1150 persone circa ieri presenti al Palestra, quindi un numero importante comunque per una Serie A2, e un tifo che si sentiva da parte di Santa Croce, come abbiamo detto, ma si è sentito anche da parte dei cuori bianco-blu e di tutti i tifosi sulle gradinate. Ecco, una cosa molto bella che a me è piaciuta molto, forse sono stata distratta e non me ne sono accorta nelle partite scorse, ci sta, quindi mea culpa se è così, però mi ho visto scendere i tifosi in campo, dare il 5 ai giocatori, addirittura alcuni entrare dentro al campo, è una cosa che io non avevo notato, forse mea culpa, non so se è successo anche nelle partite scorse e negli anni passati, però a me comunque da diciamo colei che poi va a giudicare una partita in TV e nelle pagine dei quotidiani locali, ecco, sicuramente mi ha fatto piacere anche per il movimento stesso, perché comunque è una prova che forse quell'attaccamento tanto desiderato, tanto voluto negli anni, tanto nominato sia dal presidente che dai vari protagonisti dell'Emma Villas Siena, insomma, a un punto è arrivato. Assolutamente, è una dimostrazione che si sta veramente costruendo questo legame stretto tra giocatori, società Emma Villas e tifosi. Questo è, non è veramente, hai secondo me colto veramente forse un punto molto interessante, è la prima volta, sicuramente rispetto all'anno scorso sì, e questo è molto positivo per tutti e anche forse il segnale che veramente c'è squadra in questa Emma Villas 2019-2020. E non per dare colpa soltanto ai tifosi, ricordiamolo, e comunque diciamo che si scalda il tifo quando c'è anche qualcosa di bello da vedere, certo. Diciamo che sicuramente la prestazione di ieri ha aiutato molto, il campionato è ancora lungo, quindi sicuramente c'è modo sia di crescere che di proseguire con questa onda, questa ondata calda e molto anche vicina a quella che appunto sono la maglia e le sorti dei giocatori bianco-blu. Siamo quasi in chiusura. Magari facciamo due altre parole di questa nuova, di questa prossima avversaria. Ecco, infatti, anche se ricordiamolo, sotto rete giovedì alle 21 per approfondire la prossima avversaria anche con collegamenti, ormai lo sapete, con quelli che sono appunto protagonisti dell'altra squadra. Però Lorenzo ti chiedo, ecco, Bergamo, innanzitutto che cosa ti aspetti? Anche perché appunto gli ha già detto Mechini, andiamo a giocare fuori casa, comunque è un'atmosfera diversa rispetto a quella di giocare fra le mura casalinghe, però che prestazione ti potresti aspettare dopo una prova così dominante? Beh, sicuramente una prestazione sicuramente migliore rispetto a Brescia, perché quando esci fuori vieni fuori da un 3-1 contro secco perché una partita al di là del set perso, però è stata una partita veramente superiore rispetto a Santa Croce, oggettiva, l'abbiamo detto, però vieni fuori comunque da una vittoria importante contro una squadra importante come Santa Croce, che era prima in classifica, quindi sicuramente come morale, il morale è molto più alto, quindi è ovvio che vai a giocare a Bergamo, è un altro campo molto difficile, abbiamo, come ha detto anche Mechini, ci sono sicuramente avversari importanti, perché l'Olimpia Bergamo è una squadra veramente molto importante, lo è stata in questi anni, l'anno scorso appunto squadra di Romanò, che è stato il miglior realizzatore della 2, quindi cioè significa veramente che è una squadra che punta in alto, ha giocatori importanti, Dore Della Lunga che sta giocando molto bene, che è sceso dalla Sizzefti Perugia, Alessandro Preti che nell'ultima partita comunque ha segnato 32 punti, cioè ha l'opposto Pereira da Silva che giocava a Santa Croce, quindi un bombardiere. Ce lo ricordiamo bene, insomma, quel mancino veramente un cecchino era soprattutto al servizio, insomma, ha un ottimo palleggiatore, quindi cioè parliamo di una squadra rotonda veramente, quindi e sotto tutti i punti di vista, giocare fuori casa è per tutti più complicato, probabilmente sarà veramente una discriminante importante il giocare fuori casa, anche vedendo un po' i risultati di queste tre giornate di tutte le squadre.
giocare in casa e fuori casa cambia veramente tanto. E però io sono certo che sarà un'altra partita rispetto a Brescia, sarà più complicato trovare la continuità e il livello di gioco che abbiamo avuto ieri, però sicuramente sarà una partita, secondo me, di alto livello. E poi lo vedremo chiaramente lunedì prossimo, andando ad analizzare quella che è stata appunto la partita in trasferta, augurandoci di avere soltanto promossi, possiamo dire così, speriamo, invece che promossi e bocciati. Siamo arrivati veramente al termine, ricordiamo però gli appuntamenti, perché comunque giovedì alle 17.45 sarà possibile vedere la partita, giusto, quindi quelle che appunto sono stati i momenti più importanti anche della partita e tutta la partita della Emma Villas Siena, sempre su Siena TV, e poi dopo poche ore ci siamo noi, sempre io e Lorenzo, perché ormai non ci stacchiamo più per la quanto riguarda il volley, esatto, vi faremo compagnia a partire dalle 21 con anche ospiti di quelle che sono le squadre che affrontano i campionati regionali. Quindi questi sono i prossimi appuntamenti per parlare di volley. Grazie per essere stati qua con noi e l'appuntamento chiaramente adesso è a lunedì prossimo con il lunedì del volley, ma restate qua con noi perché fra pochi minuti sarà l'edizione del TG locale, poi Siena al VAR condotto da Daniele Magrini. Grazie a Lorenzo. Grazie Simona. E l'appuntamento come al solito quindi è con tanto tanto volley, tanti giorni lungo la settimana, perché ci siamo sempre. Ci siamo sempre, io e Simona ci siamo sempre.